eravamo visti giovedì con un altro comitato con Piazza Bellini. È stato un comitato importante, estremamente utile, perché la richiesta è stata quella del consolidamento dell'operazione già decisa ad alto impatto, che ha messo più forze dell'ordine a Napoli, e un ulteriore rafforzativo da poter ottenere immediatamente in queste ore. Quindi la richiesta è stata questa, non solo del Comune ma anche di tutto il tavolo a Roma, e quindi attendiamo nelle prossime ore una risposta su questo. Quindi grande impegno delle forze dell'ordine sul territorio. Io ho chiesto più presenza in divisa, non di militari ma di poliziotti, carabinieri, finanzieri e polizia municipale in tutta la città, e in particolare un presidio forte nelle aree dove c'è maggiore preoccupazione in questo momento. E poi ovviamente la prima linea di tutti noi nella lotta alla camorra, con attività di contrasto politico, sociale e culturale. Tutto insieme, la magistratura fa la sua parte, le forze dell'ordine, il comune, e quindi siamo sul pezzo, preoccupati ma con la giusta concentrazione, che la Napoli migliore che si sta riscattando vincerà questa partita. Il tema non è solo criminale, non è solo di prevenzione, è sociale, culturale, pedagogico e scolastico. Ovviamente noi metteremo in campo, così come accennato anche in queste ore, anche una serie di richieste al governo, perché per poter fare una serie di interventi ci vuole grande impegno, ci vuole grande energia, ci vuole grande collaborazione, ma ci vogliono anche risorse economiche. Risorse economiche servono anche per le politiche sociali, per le politiche culturali, servono ad esempio per rimpinguare l'organico della Polizia Municipale di Napoli, che è quello più basso in assoluto in paragone con le altre grandi città, e oggi abbiamo un'opportunità. Anche questo ne abbiamo parlato, lo abbiamo rappresentato anche al governo, con oggi la possibilità di utilizzare la polizia della città metropolitana. Noi potremmo impiegare quelle unità per fare polizia ambientale e liberare maggiore unità della polizia municipale anche per un'attività sul territorio, con particolare riferimento a quei settori che sono al confine tra la devianza, il crimine e una vita tra virgolette normale. Bisogna lavorare molto nei luoghi della marginalità. Io anche come sindaco continuerò a fare quello che ho sempre fatto, cioè andare nei luoghi della sofferenza e andare anche nei luoghi di confine, dove magari, come dire, hanno altre istituzioni in minore agibilità perché fanno un'attività di controllo come forze dell'ordine e magistratura, ma il sindaco ci deve stare, perché noi dobbiamo recuperare al riscatto culturale, alla rivoluzione culturale, la maggior parte di persone possibile della nostra città. Nessuno nasce criminale, siccome molti sono giovanissimi, bisogna fare un lavoro veramente tutti insieme. La Napoli migliore, anche la città metropolitana, perché episodi accadono non solo nella città di Napoli, deve impegnarsi in prima linea ogni giorno. Sindaco, si è parlato di politiche sociali, e proprio su questo, insomma, c'è stato un progetto del Comune di Napoli all'epoca di Bassolino, Chance, che poi è stato cancellato dalla Regione Campania, un progetto che lei ovviamente, insomma, fondi permettendo, riformerebbe nuovamente. Sì, sì, ma noi abbiamo addirittura rafforzati, perché mentre in questi 4 anni i governi nazionali che sono succeduti e la Regione Caldoro, adesso vediamo, diamo il tempo a De Luca, hanno tagliato sulle politiche sociali, noi non abbiamo tagliato quantitativamente, abbiamo cercato anzi di migliorare qualitativamente. Quindi questi, come altri progetti, i tanti che stiamo mettendo in campo, da ultimo ho citato un progetto importante a Ponticelli con Emergency, ma anche tanti altri, ci fanno stare in prima linea soprattutto nelle zone della sofferenza. Però vorrei aggiungere altri due dati. Quello che sta accadendo dimostra che forze dell'ordine e magistratura hanno fatto un lavoro straordinario in questi mesi. Oggi c'è una deflagrazione che va affrontata con un'attività sul territorio importante. E poi un altro tema che vorrei sottolineare, che in questi anni si è andato a tagliare definitivamente qualsiasi tipo di interlocuzione tra la camorra dei colletti bianchi con la politica, e quindi oggi noi siamo schierati in prima linea. Quindi noi dobbiamo andare adesso a fare un'operazione per evitare che gruppuscoli, sicuramente minoritari, possano impaurire una città che sta fondando tutto sul riscatto culturale, sociale, basta vedere le presenze turistiche della nostra città. Ecco perché noi siamo preoccupati non solo per i singoli episodi che accadono, e che sono episodi gravissimi quando c'è un omicidio, indipendentemente da tutto, ma perché non possono essere alcune persone con questi atteggiamenti da
tracotanza nel voler dimostrare di poter fare tutto in alcuni pezzi della città di Napoli a interrompere una rivoluzione culturale che nessuno sarà capace di interrompere, né la mala politica né chi vuole utilizzare questi comportamenti violenti per strada. E su questo ho registrato, lo voglio dire, una compattezza istituzionale in questi mesi tra prefettura, forze dell'ordine, comune di Napoli e tutte le altre articolazioni dello Stato che mi lascia ben sperare anche in provvedimenti immediati sempre più forti da parte delle forze dell'ordine. Io voglio stare fuori da una cosa, da chi fa sciacallaggio e strumentalizzazioni politiche su queste cose. L'ho detto a proposito dei migranti e lo dico a proposito di quello che è accaduto in questi giorni. Ho letto dichiarazioni francamente completamente sconcertanti e fuori di senno da un punto di vista politico. Questa non è materia da cui si fa lotta politica becera, si mettono in campo le proposte e io ho messo in campo proposte, azioni, il sindaco ci mette la faccia non solo quando succede l'omicidio e chi ha responsabilità politica a tutti i livelli e soprattutto nazionali ci aiuti ad avere più poliziotti, più carabinieri, più finanzieri e più spazi di patto per poter pigliare 100 poliziotti municipali. L'operazione noi potremmo fare domani su 100 poliziotti municipali non vale molto, vale un'apertura di patto sui 10 milioni di euro, noi abbiamo anche i soldi. È il patto di stabilità che non ci consente di avere 100 poliziotti municipali in più. Ecco perché io faccio proposte concrete qui e a Roma. Poi c'è il dibattito che lo lasciamo a chiunque lo voglia fare, ma io nel, diciamo, nello sciacallaggio politico non entro.